un movimento di palla sul perimetro ad attaccare sono subito gli ospiti, un tiro da tre punti, il tiro è realizzato, concretizzati, però l'opzione al tiro era giusta. Assolutamente giusta, assolutamente da prendere, tra l'altro stessi tiri, vedi com'è la palla canestro, tiri contro la Tramec. Fabrizio, se riusciamo a servirlo con continuità, può assolutamente dire la sua là dentro. La palla è nelle mani di Cento, che attacca con Toscano. Toscano vuole andare lui, tira cadendo all'indietro. Toscano! Era Tommasini, scusate. Molto acceso. E sarà una delle due squadre quella che riuscirà a imporre un po' di più chi magari la percentuale migliore nel da tre o chi da due a fare pendere la bilancia, diciamo, dalla sua parte. 30 da giocare nel corso del terzo periodo. Mark, ancora lui, vuole giocare questo vantaggio contro Oxlade, che col mezzo il naso avanti sul 10-8 nel corso del primo tempo, e poi era riuscito a chiudere il 41-38 il secondo. 12 secondi, 11-10, la tripla da giocare per Cento, che non prende neanche il ferro, e c'è ancora una palla quasi recuperata da Cento, che ha una serie di opportunità, e prima o dopo da Marx, protagonista dei suoi. Marx contro Johnson, Marx tiro canestro di talento. Marx ancora, tiro realizzato. Un giocatore che deve appoggiare la palla, deve andare su dritto. Grande canestro di Moreno. 85-75. Mussini, fino in fondo di tabella, Mussini. Rimini vince, una vittoria importante. Pensate che la Tramec 100 non perdeva dal 27 di novembre, aveva perso di un punto a Forlì 100, poi 6 vittorie consecutive.